L'Italia è il paese che amo. L'Italia è il paese che amo. Qui ho le mie radici, le mie speranze e i miei orizzonti. Ho scelto di scendere in campo. Ho scelto di scendere in campo. Ho rassegnato, oggi stesso, le mie dimissioni da ogni carica. Voglio vivere in un paese illiberale. Ho scelto di scendere in campo. Ho rassegnato oggi stesso le mie dimissioni da ogni carica. Rinuncio dunque al mio ruolo di editore e di imprenditore per mettere la mia esperienza. Humans, for the most part, don't have a clue. They don't want one or need one either. They're happy. They think they have a good bead on things. But why write a big secret? People are smart. They can handle it. A person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. A disposizione di una battaglia in cui credo con assoluta convinzione e con la più grande fermezza. Non posso non rispondere un po' a lui e a tutti coloro che hanno guardato all'Italia dandone una versione assolutamente caricaturale e lontana dalla realtà. Mai acceso, mai acceso. Evidentemente vi manca il sole dell'Italia, non siete venuti e non avete mai acceso, mai acceso, mai acceso, mai acceso una televisione italiana. Signor Schulz, so che in Italia c'è un produttore che sta montando un film sui campi di concentramento nazisti. La suggerirò per il ruolo di Capò. 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 Sono stato 6 anni capo dell'opposizione in Italia, non mi fa paura. Se c'è un paese che affonda le sue radici nel cristianesimo, un paese generoso, aperto a chi ha di meno e a chi soffre, questo paese, l'orgoglio di dire che è il mio paese, è l'Italia.
dei turisti della democrazia. Di democrazia che intendete usare per chiudere le parole del Presidente del Consiglio europeo, vi posso dire che dovreste venire come turisti in Italia, ma che qui sembrate turisti della democrazia, dei turisti della democrazia. Da Napoli, ho viaggiato su un aereo normale, dovevo andare fuori Italia. Salgo sull'aereo, c'è una bellissima ragazza, Gianni, una bellissima ragazza bionda, che leggeva intensamente un libro. Poltrona libera vicino a lei, mi sono fiondato. E ho cercato di cominciare una conversazione, niente da fare, leggevo. Ma lei legge con una intensità straordinaria. Di che cosa parla questo libro? E lei mi ha guardato soavemente e mi ha detto, parla dell'amore. E che cosa le ha insegnato di così importante, vista la sua straordinaria attenzione? Mi ha insegnato due cose fondamentali. Che gli amanti sessualmente più potenti sono gli arabi e quelli più romantici sono i napoletani. Signorina, permette che mi presenti Mohammed Esposito. Sono arrivato di corsa perché il consiglio si è prolungato oltre al previsto. Abbiamo anche la contestazione, evviva! Si sono messi a studiare.
strumentalizzare la paura, la speranza, il dolore, i morti. Vergogna! Dignità, non sapete cos'è la nobiltà d'animo, non sapete cos'è la democrazia, non sapete cos'è la libertà. Siete ancora ed oggi come sempre dei poveri comunisti!